Ciao a tutti e benvenuti qui su questa nuova puntata della mia carriera qua su F1 2020. Siamo pronti per affrontare il Gran Premio di Singapore della stagione 2 e la pista dove nella stagione 1 avevo ottenuto il mio migliore risultato stagionale, arrivando quinto dopo aver fatto segnare un'incredibile pole position grazie alle condizioni meteo decisamente variabili. Sono riuscito a fare il giro su pista praticamente asciutta e sono riuscito a fare la pole con la macchina peggiore. Adesso arriviamo all'appuntamento di Singapore con la ma macchina che ha fatto ulteriori passi in avanti. Siamo arrivati a essere la terza forza in campionato in quanto a competitività. È arrivato un upgrade di telaio che ci ha reso addirittura la macchina migliore per quanto riguarda il telaio. E anche come aerodinamica siamo messi molto bene, abbiamo la terza migliore aerodinamica. Come motore invece siamo desolatamente ultimi. Ed è per questo che andiamo a utilizzare una buona parte dei 1597 punti di risorsa accumulati per comprare questo upgrade di potenza motore, un upgrade importante, che dovrebbe arrivare fra Russia e Giappone, quindi c'è ancora un po' da aspettare, ma dovrebbe colmare in maniera abbastanza significativa il gap di potenza che ci separa dai nostri rivali. Inizia prima fase di qualifica, primo tentativo qui nel Q1. Sarà molto difficile, se non impossibile, ripetere la pole position ottenuta con la peggior macchina in stagione 1, frutto appunto del meteo, di condizioni meteorologiche avverse per gli avversari e favorevoli a me, diciamo così. Adesso anche se c'ho la terza miglior macchina, fare la pole sarà impossibile, ma comunque chiaramente questo è il Q1 e l'obiettivo è quello di passarlo agevolmente. Bisogna stare attenti qua a Singapore, la temperatura delle gomme morbide che tendono a surriscaldarsi durante le qualifiche anche prima del completamento del primo giro veloce. Quindi potrei arrivare nelle ultime curve del giro ad avere già le gomme surriscaldate che non offrono il massimo del grip. Un po' di sovrasterzo qui in uscita. Ho perso qualcosina, forse. Qui quasi andavo a muro, l'ho presa un po' larga. Ho intravisto comunque che sono a 8 decimi, meno 8 decimi dal pilota che è diciottesimo, quindi sembra che sia un tempo decente, perché a quanto pare dopo due settori ho 8 decimi di vantaggio sul pilota diciottesimo, almeno mi è sembrato di vedere così. Andiamo a chiudere il giro, gomme che stanno ancora bene per quanto riguarda la temperatura, ottimo. E sono addirittura settimo, fantastico. Molto bene, quindi sono addirittura settimo nella prima fase di qualifica col tempo di 1.34.3. I tempi della scorsa stagione non sono rappresentativi perché erano sul bagnato o comunque in condizioni di pista umida, quindi il confronto con la scorsa stagione non si può fare. Però veramente un bel tempo, anche Grosjean non è andato male, si è beccato solamente 3 decimi da me, quindi è andato bene anche lui, 14esimo, passato la prima fase eliminatoria, questo è quello che conta. Eliminati De Vries, Russell, Magnussen, Latifi, Giovinazzi e Kimi Raikkonen. Andiamo qui a vedere che tempo mettiamo a segno. Undicesimo, non basta. Allora proviamo subito un altro giro, cercando di migliorarci, solo che non è che ho dei grandissimi margini di miglioramento. Ho fatto un decimo peggio circa rispetto al tentativo che avevo fatto in Q1. A occhio mi sembrava un giro più pulito. Evidentemente più pulito perché sono stato più prudente. Infatti ho 4 decimi addirittura di margine solamente qui nel T1. Ero pulito perché ero stato prudente. Al momento siamo in zona di stazione. Evidentemente. Dobbiamo rientrare nelle prime 10 posizioni o non potremo lottare per la prova finale. Se riuscissi a tenere sto margine qua fino a fine di giro sarebbe fantastico. Penso che mi garantirebbe un 34 basso, mi garantirebbe il passaggio del turno. Poi dipende chiaramente da quanto si miglioreranno gli altri nell'ultimo giro che stanno facendo adesso. La pista quella di Singapore che sembra difficile, ogni volta che la devo affrontare mi metto le mani nei capelli, pensando oddio non ce la posso fare, poi arrivo, guido e mi ci trovo sempre benissimo. È una pista, almeno per me, che all'atto pratico è molto molto più facile di quello che potrebbe sembrare, vedendo i muri così vicini e tutto quanto. Invece mi piace veramente tanto. Da guidare, ovviamente, non da vedere le gare reali. E mi sto migliorando di oltre 7 decimi. Ma com'è possibile? Non mi sembrava di aver fatto così schifo nel giro precedente. Sono secondo addirittura. Wow.
secondo tempo in Q2 dietro solamente a Valtteri Bottas con Lewis Hamilton che è riuscito a qualificarsi, questo è un vantaggio enorme. Questo è un vantaggio enorme, essersi qualificati in Q3 con le gomme medie. Hamilton può partire con le medie in gara, può fare una sosta tranquillamente. Noi altri invece con le soft faremo fatica. Lewis Hamilton ha vinto la gara. Oserei dire che se non esplode, Hamilton ha già ha già fatto un passo importantissimo verso la vittoria della gara. Eliminati Ocon, Stroll, Albon, Kvyat, Grosjean 15esimo, con la terza miglior macchina ti qualifichi 15esimo. Male, molto male, soprattutto se contando che ti sei preso 9 decimi da me. Porca miseria. So che macchina ti devo dare, Romain, per farti qualificare in Q3? Ti devo dare una macchina che va mezzo secondo più forte di tutte le altre? Non lo so io. Q3 che minaccia pioggia fra 5 minuti. Allora subito scendiamo in pista. All'istante. Ok, sono il secondo pilota a uscire dai box. Solamente una Racing Point ha fatto prima di me, quindi se la pioggia arriva subito, solamente un pilota farebbe il giro su pista più asciutta rispetto a me. E questo è positivo, sicuramente. Qui tagliamo anche la curva, tanto siamo nel giro di lancio, chi se ne frega. Arriva già la pioggia, arriva già la pioggia. Allora, devo cercare di fare il prima possibile a mettere a segno un tempo prima che la pista si bagna. Qui tagliamo tutto, tanto il giro di lancio non me ne frega niente, tagliamo tutto per fare prima possibile a iniziare il giro. Anche qua si può fare, io penso che si possa fare una cosa del genere, tanto sei nel giro di lancio. Non penso che vada contro le regole. David Coulthard l'ho fatto a Monaco nel 2001 per riuscire a fare in tempo a prendere via della gara, che gli si era ammutolita la macchina in griglia. Se l'ha fatto Coulthard, lo faccio anch'io. Inizia il tentativo qui nel Q3 con pista che si sta già bagnando, la faccia di 5 minuti. Diceva il radar del meteo, pioggia fra 5 minuti, ci sta già arrivando adesso. E sembra che il grip già non sia più ottimale, assolutamente, si sta già iniziando a bagnare, quindi la Racing Point lì davanti è la favorita per fare la pole position, perché si trova a fare il tempo per primo, quel pilota lì, che non ho fatto caso a chi dei due sia. Io però sono il secondo pilota a mettere a segno un tempo, e i piloti che faranno tempo dopo di me avranno tutti pista bagnata, pista più bagnata rispetto a quella su cui sto girando io adesso. Quindi idealmente dovrei partire secondo. Se non addirittura poi bisogna vedere se quella Ferrari lì nel giro di lancio magari ha rotto le scatole al pilota Racing Point davanti, che sta già facendo il tempo prima di me. Bisogna vedere. Bisogna vedere che non me le rompo anche a me le scatole. Quel pilota Ferrari lì davanti. È un po' lungo qui. Un po' di sovrasterzo. Chiaramente la pista si sta bagnando. Giustamente, ogni secondo che passa la pista peggiora. Starei molto stupito se qualche pilota che fa il tempo dopo di me riuscisse a fare meglio di me. Perché chiunque si trova a fare il tempo dopo di me si troverà una pista molto più bagnata. Ad esempio, sta Ferrari qui davanti, quella di Leclerc, farà il tempo su pista già quasi da gomme intermedie e dovrebbe essere molto molto più lento il suo giro. 41,3 Sergio Perez, 42. 42, 42 io. E allora se la pista adesso si bagna, nessuno farà meglio. E rischierei di fare la seconda pole su 2 qui a Singapore. Sì, la pista è bagnata, la pista è bagnata. Sto già perdendo un secondo e 8 rispetto al mio giro precedente. Vuol dire che la pista è bagnata, non ci si può migliorare, non ci si nella maniera più assoluta. Pole position. Pole position, se non faccio la pole vuol dire che il gioco è scriptato qui. E sono 2 su 2, 2 pole position su 2 qui a Singapore. Ormai lo ribattezzo Singapore, questo Gran Premio, perché per 2 volte su 2 ce la faccio. E strano comunque, cioè, Perez doveva fare meglio di me. Perez ha fatto il tempo prima di me, qualche secondo prima di me, ok. Però comunque girato su pista un pelino più asciutta rispetto a me, e io l'ho battuto di un secondo. E può essere che veramente allora quella Ferrari lì, Leclerc, che era nel giro di lancio, può darsi veramente che abbia ostacolato Sergio Perez, che era invece nel giro lanciato. E quindi può essere veramente che la pole position l'ho fatta grazie a Leclerc, che ha rotto le scatole a Sergio Perez. Pole position con un secondo di vantaggio.
sul Messico, sì, per avere un margine simile vuol dire che Perez è stato sicuramente ostacolato da Leclerc, perché un secondo di margine sulla Racing Point non sta né in cielo né in terra. Poi c'è Hamilton terzo a 1 secondo e 6, perché lui il tempo l'ha fatto tipo 30-40 secondi dopo di me, su pista già molto più bagnata rispetto a quando il tempo l'ho fatto io. C'è già poi Verstappen in quarto a 3 secondi 8. Qui praticamente l'ordine di questo Q3 rispecchia l'ordine in cui i piloti hanno fatto siglare il tempo. Chi faceva il tempo per prima si qualificava davanti, con l'unica eccezione di Perez. Abbiamo Sainz quinto a 5 secondi e 7, Vettel sesto, poi addirittura c'è Bottas settimo con le intermedie, che ha fatto meglio di Gasly con le slick, perché evidentemente Gasly ha girato ha fatto il suo tempo con le slick quando ormai la pista era già da intermedie. Quindi vediamo qui, c'è 1,50, quindi più o meno sull'1,50 arriva al punto di crossover fra gomme da asciutto e gomme da bagnato. E quinta fila chiusa da Ricciardo e Charles Leclerc, con Leclerc che evidentemente ha fatto un tempo migliore con le intermedie rispetto a quello che aveva fatto nel primo run con le gomme da asciutto. Come sempre, fra qualifica e gara, aumentiamo il livello di difficoltà da 102 a 107. Dopo le appassionanti qualifiche di ieri, diamo un'occhiata alla situazione in classifica. Capitano si posiziona in pole Il position. capitano si posiziona in pole Davanti a position. Vettel, Il bello Hamilton rispetto alla scorsa stagione è che in prima fila accanto a me non c'è più Giorgio quell'idiota di Leclerc Ocon prende le che mi posizioni. ha Hamilton speronato dopo due curve nella gara Leclerc dell'anno scorso. e C'è Perez Perez che si spera sia più corretto Leclerc. di Ocon Esteban, avanza anche perché qui solo adesso con la moda dei danni c'è da dietro saltare in aria Grosjean e se De qualcuno fa Vries. l'idiota. Grosjean Russell dietro Hamilton. 13° con Bottas penalizzato e anche Gasly, Latifi quindi anche davanti. Romain è salito di un paio di Norris posizioni. ancora Penalizzato più indietro a causa anche Norris. dell'errore della griglia di partenza presa in Bottas, traiettoria. la penalità di Il Bottas è driver importante completa la per le griglia. sorti della gara È e quasi arrivato magari per anche del titolo. ripartire. Le luci del semaforo si spegneranno e daranno vita al Gran Premio di oggi. La strategia di gara base, essendo che sono obbligato a partire con le soft perché sono andato in Q3, sarebbe quella di fare 10 giri con le soft, poi due stint di 25-26 con le medie, ma vedete che è prevista pioggia a un certo punto durante la gara, quindi quello che è certo è che dopo 10 giri metterò le medie e poi il resto della strategia dipenderà dalla pioggia. Molto bene, tutto è pronto per la partenza qui al Gran Premio di Singapore. Si accendono i semafori, si spengono dopo parecchio tempo, via. Una partenza alla Schumacher, provo subito a chiudere verso l'interno per tenere il primo posto. Arriviamo in curva 2 sperando che nessuno mi speroni come ha fatto Ocon l'anno scorso. Bene, si vede che non c'è Esteban Ocon. L'anno scorso qui ero già finito in testa a coda per colpa di Ocon che mi ha tamponato. Adesso ho ottenuto anche la prima posizione. Vediamo qua il replay della partenza. Io chiaramente faccio una partenza un po' alla Schumacher andando subito a prendermi la traiettoria interna per difenderla ed evitare che qualcuno mi potesse attaccare all'interno. C'è lotta poi dietro fra Perez e Lewis Hamilton, con Hamilton che arriva quasi ad affiancarmi a me verso l'esterno, ma si sporca l'uscita di curva e quindi Perez si ripropone contro Lewis Hamilton, che ora all'interno. Vediamo adesso qui lungo questo rettilineo chi dei due sarà davanti, chi dei due riuscirà a conquistare il secondo posto. È Perez che si riprende la posizione che aveva perso solo per qualche istante. Incredibilmente abbiamo tutte le gomme soft, tranne Hamilton, chiaramente, che ha passato il Q2 con le medie. Quindi non si verifica quello che si verificava a Monaco, ad esempio, ovvero il problema dei piloti nelle prime 10 posizioni con le gomme soft che andavano in box al decimo giro, dopo pochi giri tornavano in pista dietro ai piloti con le gomme medie che si dovevano ancora fermare. E questo problema qui non c'è perché abbiamo tutte le soft, tranne Hamilton che ha le medie. Ah, sentiamo a proposito se si sa qualcosa sulla pioggia. Previsioni del tempo. Condizioni sembrano No, stabili, niente poi pioggia non è prevista. prevista pioggia. Le gomme da Almeno asciutto nella sono prima parte di molto gara. veloci per ora. Hamilton ha il vantaggio che avendo le medie può restare in pista fino all'arrivo della pioggia. Se la pioggia dovesse arrivare intorno al 30° giro, insomma, intorno alla prima metà di gara, Hamilton penso che sia addirittura su una sosta. La sua strategia di base, pioggia esclusa, dovrebbe essere medie hard, una sola sosta. Quindi lui sì che può stare in pista fino all'arrivo della pioggia, a meno che la pioggia non arriva verso fine gara, ovviamente. E qua si sente il telaio, il miglior telaio, è la terza migliore aerodinamica, si sentono, c'è 1 secondo e 3 di vantaggio su Sergio Perez. Qui il motore scarso non è un problema perché questa non è una pista di motore. Come cambia veramente la competitività da una pista all'altra? Chiaramente a Monza non avevo neanche il passo per lottare per i punti perché
insomma, Monza col motore scarso dove vai? Monza se ne frega altamente del fatto che tu hai un buon telaio. E qua invece la situazione cambia, qui il motore conta poco e niente, conta telaio aerodinamica, e sotto questi aspetti la mia macchina è al top, e si vede perché neanche Perez riesce a starmi dietro, nonostante lui abbia una macchina, in teoria una delle due macchine più veloci della mia, in teoria è proprio la Racing Point, ma la Racing Point è considerata più veloce della mia macchina solo perché ha un motore migliore, ma come aerodinamica e telaio sono messo meglio io, e si vede, guarda lì, intanto che dicevo sta frase qua, sono salito da un secondo 3 a un secondo 8 di margine. Sì, poi un'altra cosa che ho azzardato, vedete, sono sottopeso, nel senso che ho caricato pochissima benzina, ho 6 giri in meno di carburante, e quindi un altro azzardo che faccio per cercare di essere il più rapido possibile. E tanto vuoi che non arrivi in a safety car? Ecco, pioggia fra circa 10-15 minuti, attenzione. Arriverà proprio a fagiolo per Lewis Hamilton, perché lui sicuramente starà in pista fino all'arrivo della pioggia, noi invece no, saremo costretti al pit, noi con le morbide. E sulla pioggia poi si consuma anche meno carburante, quindi non è un grande problema il fatto di essere così leggero. Tanto con le intermedie sul bagnato si gira 10-15 secondi più piano e si consuma molto di meno. È la prima volta in vita mia qua su F1 che faccio una gara del genere, dove parto primo, prendo e me ne vado, staccando tutti. È la prima volta che mi succede, neanche in 5 stagioni intere su F1 2019 mi è successo. Adesso che non c'è più Perez, perché è nata ai box, Lewis Hamilton mi sta guadagnando circa un secondo al giro con le gomme medie. Un po' perché c'è una Mercedes, un po' anche perché forse dopo 11 giri le gomme medie diventano più veloci delle soft, che qua si consumano in maniera piuttosto rapida. Sono andate ai box tutti, tranne Stroll che sta andando ai box insieme a me, e cambio tattica, anziché montare le medie monto un altro set di soft, perché anche gli altri hanno montato un altro set di soft, quindi non devo rischiare nulla, sono virtualmente primo, non devo fare nulla di diverso, anche perché poi se fra un quarto d'ora scarso arriva la pioggia, bastano anche le soft per poter durare fino al momento dell'arrivo della pioggia, perché le soft durano e le dure softano. Solo che adesso Hamilton, lui starà in pista fino all'arrivo della pioggia, perché Hamilton ha montato già dalla partenza, ha potuto mettere le medie. Hamilton ci frega tutti, perché noi fra qualche giro dovremo fare un pit per mettere le intermedie. Hamilton invece fa direttamente il pit per le intermedie. E adesso sì, in questi giri qua io ho soft nuove, Hamilton ha medie usate, quindi in questi giri qua prima dell'arrivo della pioggia devo cercare di guadagnare il più possibile su Lewis Hamilton. Certo è che è impossibile, cioè non è che gli posso recuperare 22 secondi, quindi in 4, 5, 6 giri che mancano all'arrivo della pioggia di certo non gli andrò a recuperare 22 secondi. Se non altro ho 10 secondi di vantaggio su Perez, quindi lui nonostante l'undercut non mi ha recuperato nulla, anzi ha anche perso ulteriormente, perché evidentemente dopo la sua sosta si è trovato nel traffico. Vediamo un po', inizio giro avevo 21 secondi da Hamilton, adesso 19.4, guadagna un secondo e 6 su Hamilton. Solo che sta già arrivando sta cavolo di pioggia. Sta già arrivando, quindi presto saremo costretti a mettere le intermedie e saremo di nuovo a parità di gomme con Hamilton primo. Con Hamilton primo, perché si è risparmiato la prima sosta avendo preso via con le medie. Strategia alternativa, grande! Grande ingegnere, bravissimo, ottimo tempismo, bravissimo ingegnere, ma ha dato la strategia alternativa proprio quando ero all'ultima curva, quindi ero perfettamente in tempo per entrare box. Hamilton invece è costretto a farsi un giro in più sulle gomme d'asciutto, perché lui il traguardo l'ha già passato da oltre 20 secondi, quindi il fatto che Hamilton abbia avuto un vantaggio del genere, non facendo la sosta perché aveva le gomme medie, magari gli si ritorce contro adesso, perché è costretto a fare un giro in più sulle gomme sbagliate. E li ho praticamente ripresi, ho recuperato praticamente oltre 6 secondi in un giro a questi piloti qua che non si sono ancora fermati, quindi immagino che li avrò recuperati anche Hamilton più o meno. Vediamo un po' qual è il vero distacco fra me e Lewis. 18.6, 17.5, 16.9, si deve ancora aggiornare.
Eh no, questo è il distacco. Beh, gli ho guadagnato. Cosa gli avrò guadagnato? 3 secondi. Pensavo di più. 27,8 secondi. Pensavo di più, se devo essere sincero, però comunque. Vabbè, 3 secondi abbondanti li ho guadagnati, meglio che niente. Hamilton però ha già guadagnato, sta già portando il suo vantaggio oltre 18 secondi, chiaramente, perché adesso siamo a parità di gomme. Abbiamo tutti gomme intermedie nuove. E a parità di gomme, chiaramente, Hamilton va più forte. Perché è Hamilton e perché ha una Mercedes. E ci sta. Però comunque sto guadagnando su tutti i piloti dietro. Infatti sta già smettendo di piovere, secondo l'ingegnere. Alla faccia dei 10 minuti che doveva durare sta pioggia. E chiaramente poi dopo la pioggia si montano le medie e si arriva fino al traguardo. Penso proprio di sì. Invece no, invece il distacco è tornato a 17 secondi e mezzo. Quindi invece Hamilton non mi sta guadagnando nulla. Mi ha guadagnato un secondino giusto nel primo giro sulle intermedie. Adesso sono tornato a guadagnare io. Quindi sono addirittura più veloce di Lewis Hamilton. Vabbè, chiaramente questa è una pista di telaio. Io ho il miglior telaio, migliore anche di quello della Mercedes. Ci può anche stare. Ci può anche stare, effettivamente. Che guadagno su Lewis Hamilton, nonostante sto usando la miscela magra addirittura. Segno che, chiaramente, con la miscela magra sul bagnato non perdi praticamente niente. Tanto in rettilineo, quando puoi spalancare il gas, usi anche l'air sul sorpasso e la miscela a quel punto conta ben poco. C'è una nuova strategia disponibile sul DMF. Nuova strategia? Vuoi già mettere le slick? Cosa vuoi fare? Giro 21, già le slick mi vuoi mettere. Ma se sta ancora piovendo? Ma sei sicuro? Previsioni del tempo. Non so se siano più veloci le gomme intermedie o quelle da asciutto. Siamo a caso limite. Allora sì. Vediamo le temperature delle intermedie. Sono in temperatura. Hamilton è andato ai box. Allora vado ai box anch'io. D'accordo, rientri ai box alla fine di questo. Fidiamoci. Tanto c'è andato anche Lewis ai box. Quindi tanto sbagliata sta tattica non dovrebbe essere, anche se sta ancora piovendo. Questo che mi lascia un po' interdetto. Hamilton mette le hard addirittura, Lui vuole andare ai box senza fare altre soste, ma è ai box. Lui vuole arrivare al traguardo senza fare altre soste. Ma anch'io, in teoria, 40 giri con le medie. Vediamo se si fanno, vedremo. Vedremo un po' se si faranno 40 giri con le gomme medie, sempre che poi non arrivi ancora altra pioggia in futuro, perché il radar del meteo segnava due finestre di arrivo della pioggia, non una sola, quindi c'è anche caso che la pioggia possa tornare. C'è Leclerc che... Ma la Ferrari, ma cosa fai? Ferrari ogni volta reagisce sempre in ritardo, la Ferrari. Cosa ci fa Charles ancora con le intermedie? È l'unico, ma sono dei tardi sono lì i box della Ferrari, ma anche nel gioco, ma come... giusto che sia, perché anche nella realtà sono un po' tardi certe volte nel capire le strategie da fare. E quindi Leclerc si ritrova con le intermedie su pista asciutta, no, ma comunque umida, non bagnata, non va neanche a sollevare più acqua la macchina di Charles. Forse conviene perdere tempo, ho un vantaggio così grande sui piloti dietro che forse mi conviene essere prudente. E guarda come sono prudentissimo. Cosa fai? Non mi sterzi addosso, Charles. Cosa fai? Cosa stavi provando a fare? E fortuna che dovevo essere prudente. Alla faccia. Anche qui Leclerc, ma scusa, ma cosa provi a fare a difenderti, che tanto c'hai le gomme più lente e devi andare ai box? Cosa fai? Perché devi rischiare di uccidermi così? E ho perso tempo sicuramente. Stanno dietro a Leclerc anche per poche curve. Ho perso veramente tanto, adesso vediamo un po' se vado più forte io con le medie o Hamilton con le hard, perché c'è da vedere anche questo. Hamilton sicuramente ha in mente di non fare altre soste se non arriva di nuovo la pioggia, però gomme in teoria più lente delle mie. Vedremo un po'. Guadagno 8 decimi al giro su Hamilton, nonostante la miscela magra che sto usando, incredibile. Ok che lui sa le hard e io le medie, ma non mi aspettavo veramente di guadagnare qui. Ma scusa, non è che ho lasciato la difficoltà a 102? No, 107. Ah, ok, va bene, no, ho il dubbio, mi era venuto il dubbio di essermi dimenticato
di alzare la difficoltà fra qualifiche e gara, perché sto andando troppo forte, decisamente troppo forte. Ok, sì, ho caricato pochissimo carburante, ma a inizio gara avevo 6 giri di carburante in meno rispetto a quello che serviva per arrivare al traguardo, quindi insomma con 6 giri di carburante in meno ci stava, che 6 giri vuol dire tipo qui su sta pista almeno 12 kg, 13 kg in meno di carburante rispetto agli altri, ci stava che guadagnavo così tanto a inizio gara, visto che ero così tanto più leggero degli altri. Ma adesso, risparmiando carburante, ora ho solamente 3 giri di carburante in meno, quindi circa 6, 7, 8 kg di carburante in meno rispetto agli altri, e adesso non è più così giustificabile il fatto che guadagno così tanto rispetto agli altri. Per questo mi era venuto il dubbio. Facciamo una gara come quella di Schumacher in Ungheria nel 98, dove ha corso praticamente tutta la gara come tirando come un animale, come se fosse in qualifica, riuscendo a battermi Kähkinen pur facendo una sosta in più. Ed è più o meno quello che devo provare a fare io su Hamilton, batterlo pur facendo un pit stop in più. Tra 10-15 minuti, quindi manca tanto ancora la pioggia, manca tanto. E ora ho tutto il tempo per poter forse anche azzerare il distacco che ho da Hamilton, sperando che da un certo punto in avanti magari non inizi lui a guadagnare su di me, perché magari le mie gomme medie si consumano di più delle sue hard. Questo è da vedere, ma per adesso sto comunque continuando a guadagnare in maniera inesorabile. Iniziano ad andare i box, i piloti dietro di me, Verstappen e Perez, e sbagliano, perché se la pioggia arriva fra poco non ha nessun senso fare un pit adesso. A parte che queste gomme qua comunque sono perfettamente in grado di arrivare al traguardo, a parte questo, però a maggior ragione, visto che deve arrivare la pioggia, è completamente senza senso la strategia che stanno facendo. Sto iniziando sì a perdere nei confronti di Lewis Hamilton, siamo forse arrivati al momento in cui le sue gomme hard sono diventate migliori delle mie medie, perché chiaramente le mie medie si degradano di più, e allora la pioggia potrebbe arrivare proprio al momento giusto per me. Occhio che adesso il grip è calato molto, ecco qui infatti nuova strategia ovviamente al giro 40. Cos'è? Ma scusa! Gomme medie al giro 42? E quella è la strategia che mi proponi, imbecille, invece delle intermedie? Ma io non lo so. E mi ha riselezionato le medie! Io avevo scelto le intermedie, il gioco mi ha riselezionato le medie. Guarda te... Se adesso andavo ai box mi montava le medie, sto stupido di un ingegnere. Attenzione che... Sì, box, assolutamente. I box sono pieni, vaffanculo. Culo, va imbecilloide, che non sei altro. Mi sto giocando la vittoria e non mi vuoi fermare i box. Ma sei un cretino, sei. Scendo dalla macchina, ti prendo a palate, ti prendo. Ma guarda te. Ma io sto gioco proprio, ma è incredibile, oh. Quanto è stupido sto gioco. Con comodo. 4 secondi, altri 2 magari, altri 2 potevate metterceli. Guarda te, mi sto giocando la vittoria e mi ritrovo i meccanici Ferrari, mi ritrovo a farmi il pit. Ma guarda te. Grazie. Sì, 13 secondi. Mamma mia, come ho fatto a perdere così tanto? Beh, un paio di secondi li ho persi quando stavo per morire lì contro il muro. Ok, ma altri 2 li ho persi ai box col pit lungo. Mannaggia. Anche un lungo qui. Ma non c'è abbastanza acqua per le intermedie? Com'è sta cosa? Com'è sta cosa? Le intermedie non tengono tanto qui le intermedie. Sì, ormai la gara l'ho persa perché ho perso altri 4 secondi abbondanti con quel lungo. Però le intermedie non è che tengano tanto, come se la pista non fosse abbastanza bagnata ancora. Ma lo sarà presto, comunque sia lo sarà presto. Dopo l'errore, subito dopo la sosta, non c'era più verso di sperare di prendere Lewis Hamilton. Avrei dovuto guadagnargli quasi 2 secondi al giro in media, quindi ho preferito tirare il remo in barca e arrivare fino al traguardo senza correre nessun tipo di rischio. Questo è il motivo per cui il mio distacco da Lewis è aumentato, tanto i piloti dietro di me erano a quasi 50 secondi di distacco, quindi
insomma, potevo tranquillamente andarmene a spasso, e l'ho fatto per andarmi a prendere quindi questo incredibile secondo posto, primo podio della mia carriera qui su F1 2020. Singapore è diventato Singapore in qualifica e adesso è diventato Singapodio qua in gara. I piloti si apprestano a salire sul podio per la cerimonia di premiazione. Eccolo qua al podio, per la prima volta una Coyote Motorsport sale sul podio, non sul gradino più alto. E Hamilton, io l'avevo detto già dalle qualifiche, già da dopo il Q2, che Hamilton avrebbe avuto un grandissimo vantaggio strategico per la gara, e infatti così è stato. Hamilton mi ha battuto, mi è finito davanti pur senza superarmi in pista, mi ha superato ai box. Quindi Lewis Hamilton, come detto, vince la gara superandomi, senza però superarmi in pista, perché di fatto mi ha superato nel momento in cui io sono stato costretto a fare la prima sosta, perché ero partito con le gomme soft, perché avevo passato il Q2 con le soft. Hamilton invece ha potuto continuare fino all'arrivo della pioggia con le gomme medie con le quali era partito, e è lì che si è verificato il sorpasso. E poi alla fine quel distacco lì, della sosta in più che ho fatto, non sono più riuscito a recuperarlo. Comunque sì, ho fatto una sosta in più di Hamilton, ma una sosta in meno rispetto a tutti gli altri, perché gli altri piloti hanno fatto un'inutile sosta in più anche prima che arrivasse la seconda ondata di pioggia. Io invece non l'ho fatta, perché insomma le gomme morbide e le gomme medie comunque mi avrebbero anche consentito di arrivare fino al traguardo. Io infatti, se non fosse arrivata la seconda ondata di pioggia, avrei molto probabilmente deciso di arrivare fino alla fine con le gomme medie senza fare una ulteriore sosta. Non avrei preso Hamilton, perché il mio svantaggio su Hamilton era sceso a 6 secondi e mezzo, e poi più di così non riuscivo più a scendere, anzi poi mi aveva anche iniziato a guadagnare, segno che le mie gomme medie si erano consumate ed erano diventate più lente delle hard di Lewis, quindi comunque non avrei vinto, ma non avrei comunque avuto nessun bisogno di fare un pit stop in più, come invece hanno fatto tutti gli altri piloti. Quindi in ogni caso sarei finito secondo. Un po' dispiace aver perso la gara senza avere subito un vero sorpasso in pista, però Hamilton è stato bravo in qualifica, e lì Hamilton che è stato bravissimo a passare il Q2 con le gomme medie. E in retrospettiva, se avessi saputo, col senno di poi, se avessi saputo che andavo così forte anche in qualifica sul giro singolo, col senno di poi avrei forse potuto provare anch'io a passare il Q2 con le gomme medie, e chissà, forse ci sarei riuscito, avrei fatto una gara alla pari con Hamilton. Però poi, se avessi preso il via della gara con le medie, non avrei guadagnato quasi un secondo al giro su tutti nel primo stint di gara, quindi comunque sarebbe stata una gara un po' diversa forse. Quindi vabbè, comunque io chiaramente sono arrivato secondo e sono contentissimo di questa posizione qui. Completa il podio Max Verstappen, che arriva quindi terzo, con Sergio Perez quarto, Valtteri Bottas che riesce a recuperare dalla 15ª alla 5ª posizione, una rimonta decente, nulla di più, perché con quella macchina lì recuperare 10 posizioni rispetto alla partenza è il minimo. Poi abbiamo Sainz sesto, Leclerc, nonostante le strategie sbagliatissime della Ferrari, nonostante la Ferrari lo abbia sempre richiamato i box in ritardo, è comunque arrivato settimo, con Stroll ottavo, Vettel nono e Esteban Ocon doppiato. Con strano Ocon doppiato, era lì nei primi 5, era strano. Poi De Vries undicesimo, Ricciardo dodicesimo fuori dai punti, poi abbiamo Kvyat, Grosjean, Gasly, Norris, Albon, Russell, Magnussen, Giovinazzi, Latifi e l'unico ritirato è Kimi Raikkonen, non per incidente ma per guasto tecnico. La IA qui si è comportata per una volta benissimo. Nonostante i danni doppi non c'è stato nessun ritiro per incidente, solamente Albon è nato in box per cambiare l'ala, non so contro chi si è toccato perché nella voce direttore di gara non appare nulla. Incidenti ci sono solamente i due tagli che ho fatto io e il ritiro di Kimi, per il resto nessun tipo di incidente. La IA quando vuole sa anche essere intelligente, solo che poi ci sono delle gare come quelle di Monza, che l'ho dovuta riavviare perché eravamo rimasti in 9, in 10, lì è stato un incidente multiplo, i piloti che morivano e i piloti che sopraggiungevano in rettilineo, che andavano volontariamente a colpire i piloti fermi in mezzo alla pista, e l'ho dovuta riavviare quella gara lì. Poi la gara dopo a Singapore, una pista che può sembrare difficile perché ci sono i muri e tutto quanto, ecco che la IA si comporta perfettamente nonostante anche due periodi di pioggia, e non lo so, dovrebbe essere sempre così, ma non dipende da me. Qui sì, c'è Grosjean che riesce a finire 14esimo con la terza miglior macchina, riesce a finire 14esimo addirittura 3 posizioni indietro rispetto alla Haas di De Vries, gli era partito davanti e gli è finito dietro. Non lo so io, Grosjean. Non so, il rinnovo mi sa che diventa sempre più improbabile.
Classifica di campionato, Lewis Hamilton in testa con 95 punti di vantaggio su Bottas, chiaramente il suo vantaggio aumenta ancora di più, poi sempre i soliti, Perez, Ricciardo, Ocon, eccetera, eccetera. Io salgo con questo grande risultato in undicesima posizione, a quota 59 punti, a pari merito con Daniel Kvyat, e stacco di parecchi punti i due piloti della Ferrari. Costruttori, la Mercedes è sempre chiaramente in testa, ormai ha quasi matematicamente vinto il titolo, ha più del doppio dei punti della squadra che è seconda. Noi siamo sempre ottavi, ma ci stiamo poco a poco avvicinando alla Ferrari che è settima. Il sesto posto, obiettivo dello sponsor, è ancora quasi raggiungibile perché ho praticamente appena poco più della metà dei punti della Alfa Tauri. E poi se vado a punti solo io da solo non ce la posso fare. Però la Ferrari proprio irraggiungibile non è. E se Grosjean avrà voglia di contribuire, forse la Ferrari si può raggiungere. E ha portato decisamente bene la livrea speciale, la livrea che uso sempre per le gare notturne e per il GP di Monaco. Stavolta ha portato decisamente bene, così come ha portato bene in tutte le altre occasioni in cui l'avevo utilizzata, tranne il GP di Monaco di quest'anno. La livrea fortunata, dai, non c'è che dire. Una livrea tanto bella quanto fortunata. Molto bene, quindi siamo arrivati anche alla fine del GP di Singapore e sapevo, mi immaginavo che sarebbe stata una gara un po' atipica perché storicamente il GP di Singapore, qui nei giochi F1 di Codemasters, è sempre una gara decisamente atipica, succede sempre qualcosa, è stato così anche su F1 2019, infatti su F1 2019 ho ottenuto la prima vittoria in carriera con la Toro Rosso in stagione 2 e anche su F1 2018, dove la carriera non l'ho messa su YouTube perché tanto ogni stagione era uguale all'altra, non c'erano trasferimenti piloti, non c'era niente, però anche lì ho ottenuto la prima vittoria in carriera su F1 2018 a Singapore in stagione 1 con la Williams. È una gara pazza, sono successe parecchie cose a livello di meteo, tutto quanto, però per ben 2 volte, nei due F1 precedenti, prima di questo, ho vinto la prima gara in carriera proprio lì e sono andato vicino anche qua a vincere la prima gara in carriera proprio qui a Singapore, anche se a dire la verità la prima gara in carriera l'avrei vinta al Paul Ricard quest'anno, ma per una penalità di 3 secondi sono scivolato in quarta posizione, però tecnicamente una gara quest'anno l'avevo già vinta. Comunque sia questo podio, questo secondo posto è vero, e non ho penalità, non ho niente, quindi mi è stato contato e mi ha fatto fare un bel balzo in avanti nella classifica piloti. Adesso l'obiettivo è minimo, chiaramente, è quello di sopravanzare anche Pierre Gasly e chissà se c'è anche l'occasione di attaccare Verstappen e Albon, bisogna un po' vedere dalle prossime gare, GP di Russia, dove si correrà la prossima gara in un'altra pista storicamente favorevole, che storicamente mi piace e dove storicamente vado abbastanza bene, quindi penso e spero di poter ottenere un altro bel risultato punti anche nella prossima gara. Molto bene, quindi per questo video direi proprio che è tutto.